Bentrovati a Giovanni Pinelli, oggi è il giorno di NSC Cesport. Si torna a giocare praticamente dopo un mese nel campionato di Serie A2, quinta giornata di questo campionato. Dopo due vittorie consecutive, l'NSC cerca il tris. Due squadre che sono appaiate in classifica, entrambe a 6 punti. Cesport ha iniziato bene il campionato con due vittorie, però sono state due sconfitte. Situazione al contrario invece per l'NSC, che ha buttato con due sconfitte e adesso poi ha ottenuto due vittorie, tra cui quella sul campo della Roma. Il via è arrivato, si parte, si torna a giocare dopo praticamente un mese, dopo l'impresa arrivata nella piscina dei Mosaici di Affari Italico. Pallone conquistato da parte di Dario D'Antonio, quindi possesso in favore della squadra campana, e quindi Iula non tira però nessuno. Checchini forse ci può tentare lui, tiro Davide Romiti, 1-0 il vantaggio del Civitavecchia. Il pallone è servito da parte del giocatore ex Quinto, poi si alza Bogdanovic, il tiro traversa, la palla per Bogdanovic, rigore per il Civitavecchia. Davide Romiti, Turiello la tocca ma non riesce a deviarla e Romiti firma il 2-0. Anello il fallo da parte di Bogdanovic e quindi Di Costanzo, solo Di Costanzo il tiro, gol, ha segnato Gigi Di Costanzo. Di Costanzo, Di Carluccio, Di Costanzo il tiro, la palla entra, tocco di testa di Rottoli e il gol di Gigi Di Costanzo. C'è Minisini, Minisini davanti, il pallone per Leonardo Checchini, il gol del 3-2, Civitavecchia in vantaggio. Le chiare lamentele da parte di Fabrizio Rossi che voleva fuori gioco. 1-18 da giocare, vediamo Bogdanovic, Checchini, allaga Castello, Andrea Castello, il Civitavecchia torna sul più 2. Rigo, difficoltà per la Cesport con il prassicato da parte di Cieca Miškovic, però c'è spazio, il tiro gol, appoggia molto bene il pallone, rete da parte di Sirjan Miškovic. Giocatore di altissimo valore per quanto riguarda la panorama italiana. Romiti, il tiro Davide Romiti, è il gol del 5-3, il Civitavecchia veramente sul doppio vantaggio. Palla in mano per D'Antonio, gli scivola un pochino, vediamo Di Carluccio, D'Antonio il tiro gol, palla che passa sopra la spalla di Rottoli, il gol ha segnato la Cesport. C'è ancora Di Carluccio, il passaggio verso Di Costanzo contro Bogdanovic, Di Costanzo il tiro, gol, che gol che ha trovato, un signor gol di Gigi Di Costanzo. Spazio da questa parte per Bogdanovic ci deve pensare lui, Minisini il tiro, Marco Minisini, 6-6, il Civitavecchia pareggia, controfuga Civitavecchia, 2-0 forse, Castello e Checchini, Castello si allarga intelligentemente ma deve darla con il destro verso Checchini, tiro, Leonardo Checchini, il gol del Civitavecchia, in vantaggio 7-6, Simonetti il fallo commesso da parte di Caponero, poi Di Costanzo scivola il pallone fortunatamente per il Civitavecchia, Di Costanzo va via la coltina, il tiro gol, palo gol, è come prima, è un gol fotocopia. Iula tiene il pallone a sé, poi va dalle parti nuovamente di Checchini lancio verso il tiro, Nicola Bogdanovic, 8-7, Iula, Bogdanovic, Checchini, Romiti, traversa di Romiti, su, c'è il tiro, traversa, la traversa trovata da D'Antonio, è l'azione per chiudere la partita, mister velocità, Checchini, il tiro, Leonardo Checchini, 9-7, il tris di Leonardo Checchini, va a servire quindi e vediamo il recupero da parte di Quaglio che poi tira, Andrea Quaglio segna il suo primo gol dopo essere stato lontano dalle vasche per diversi mesi, tiro da 20 metri quello di Andrea Quaglio e al Palagalli è finita. L'NSNC sconfigge la Cesport per 10-7 e conquista la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie 2, andando a quota 9 in classifica.